Allora, capitano, partiamo dal gol, perché insomma dalla tribuna sembrava in effetti che dall'azione che poi ha partorito il gol dell'1-0 della Juventus, quella rimessa laterale su un tuo retropassaggio Gobbi, ci fosse in realtà una carica. I tuoi danni, tu hai visto anche protestare, ce lo rispieghi? Sì, praticamente quando sono andato a prepararmi di calciare per darla indietro a Gobbi sono stato spinto, si è visto, sono andato anche in terra, ho chiesto lumi, spiegazioni all'arbitro, mi ha detto di non aver visto niente, purtroppo poi da lì ci è venuto il gol. Dispiace, però assolutamente no, non è una giustificazione o attaccarsi a qualcosa. La partita l'abbiamo fatta anche bene, abbiamo concesso pochissimo e abbiamo creato anche qualche occasione da gol. Io credo che stasera veramente ci possiamo rimproverare poco. Abbiamo fatto una grande gara, però purtroppo è andata male. Una gara male, purtroppo arriva dopo un'altra sconfitta a Genoa che lasciava tanti rimpianti. Iniziano ad essere parecchi punti che purtroppo abbiamo lasciato per strada. Potevamo essere probabilmente anche in un'altra posizione di classifica adesso, però tu giudichi comunque il campionato dopo 11 giornate positivo del Parma, in effetti ci sono troppi punti che abbiamo lasciato un po' per strada. No, positivo per le prestazioni, per come gioca la squadra, negativo perché sicuramente meritavamo qualcosa di più e se non ce l'abbiamo è perché in qualche circostanza siamo mancati o qualcosa ci manca, quindi dobbiamo lavorare su questo e cercando di limitare il più possibile gli errori, di essere più cinici davanti per portare a casa il risultato, soprattutto quando fai prestazioni come queste. Ti ha fatto impazzire Giovinco stasera, non riusciva più dove scartargli, hai detto qualcosa, ogni tanto scherzava. No, è venuto a fine partita, mi ha detto: ma quando smetti, perché non ti sopporto più, mi ha detto. No, però Giovinco è un gran giocatore, non solo io, siamo stati bravi tutti a contenere bene sia lui che Tevez. Senti, Quagliarella ha trovato la giocata della partita alla fine, cioè non vi aspettavate probabilmente questo tiro, ce l'ha nel DNA Quagliarella, sì, questi tiri qua, però è stata quella la giocata probabilmente che ha deciso la partita. Assolutamente, è stato un tiro strano che naturalmente rimbalzata traversa è andato sui piedi di Pogba, è un periodo dove le mezze cose ci vanno tutte storte e anche stasera è stato così. Senti, l'ultima adesso prima della sosta con la Lazio diventa forse una gara, forse la più cruciale di tutto il campionato sin qui, contro un'altra grande squadra. Bisogna essere forse un po' più cinici davanti per portare a casa una partita contro un'altra grande squadra. Sì, perché queste grandi squadre ti concedono poco. Noi siamo stati bravi a crearci le occasioni, però dovevamo almeno fare un gol. Stasera non ci siamo riusciti, speriamo di farlo con la Lazio.